Con gli immigrati si fanno i soldi, diceva Salvatore Buzzi in alcune telefonate intercettate dalla Procura di Roma prima di essere arrestato nell'inchiesta Mafia Capitale. Ci faceva i soldi anche un'associazione di Pozzuoli, riconducibile alla Caritas di Teggiano, provincia di Salerno. Il titolare della Onlus, un'ala di riserva, Alfonso De Martino, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa e peculato. L'ipotesi investigativa ruota intorno a un traffico di pocket money, i tagliandi del valore di 2,5 euro che vengono forniti alle associazioni che si occupano di accoglienza per la sussistenza giornaliera dei migranti che ospitano. Dal 2011 a oggi De Martino si sarebbe appropriato di circa 1,5 milioni di euro proveniente proprio dall'utilizzo di questi buoni, denaro reinvestito poi per l'acquisto di immobili e per l'affitto di locali. Ticket mai assegnati, consegnati in parte oppure venduti. Ne avrebbe utilizzati centinaia di migliaia per comprare in particolare schede telefoniche presso un'edicola di cui è titolare la sua compagna, Rosa Carnevale, ora agli arresti domiciliari. Parte di questi ticket, soldi pubblici, provenivano, spiegano gli investigatori, dalle strutture gestite dalla Caritas di Teggiano Policastro, diretta da Don Vincenzo Federico, adesso indagato dalla Procura di Napoli insieme ad altre persone con l'accusa di peculato. Fui io, dice De Martino alla Procura, a proporre a Fiore Marotta, collaboratore della Caritas di Teggiano, riconducibile a Don Vincenzo, di far convergere sulla mia edicola i ticket che venivano riconosciuti ai loro ospiti in forza del contratto stipulato con la Regione Campania. È verosimile, sostengono gli inquirenti, che nelle casse della Caritas sia finita parte dei guadagni illeciti realizzati sugli aiuti ai migranti dalla Onlus di De Martino. I finanzieri, che hanno perquisito gli uffici, hanno il sospetto su circa 100.000 euro rintracciati in un conto corrente riconducibile a Don Vincenzo. Intanto il sacerdote si difende. Assurda e surreale l'accusa nei miei confronti, dice. Mi viene contestato l'utilizzo dei ticket per l'acquisto di ricariche, ma noi non siamo certo titolari di una compagnia telefonica. Il 14 aprile dell'anno scorso era stato proprio Don Vincenzo a denunciare il mercato nero dei pocket money in una lettera inviata al prefetto Mario Morcone, oggi capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno. Il ruolo della Caritas a Teggiano è fondamentale, è quello dell'animazione, è quello dell'accoglienza. Per quanto riguarda invece la fattispecie di questo caso, sono delle ipotesi di reato che francamente lasciano il tempo che trovano, così come è desumibile dal comunicato stampa che ieri ha fornito il legale della Caritas di Teggiano. Come si può intervenire per evitare situazioni come queste? Certamente è in maniera evidente quello di presidiare, e io sono sicuro che Don Vincenzo Federico abbia presidiato e che tutto sia frutto di un grandissimo equivoco. Perciò ben dice il comunicato dell'avvocato che richiamo, che si faccia presto con la stessa lestrezza con cui è stato dato ai media l'annuncio di un presunto reato. Lancerei un messaggio di serenità a tutte le Caritas diocesane che sono impegnate nell'accoglienza